risponsi degli azzurri anche quando non è arrivata la medaglia. E questa è un'altra gara in cui i record possono essere ritoccati. La Carraro questa mattina è stata meravigliosa, Castiglioni ha fatto meglio della Pilato nonostante una batteria molto distante dalla perfezione, una Castiglioni che deve trovare un buon equilibrio di nuotata. Ha nuotato in maniera eccezionale nella International Swimming League e deve assolutamente porsi l'obiettivo di quel tempo e quel tipo di impostazione tecnica per essere competitiva come sa essere. Comunque c'è da dire che le nostre ragazze hanno dimostrato, sebbene stiamo parlando ancora di semifinale, tempi alla mano, di valere non soltanto la finale ma di poter pensare anche alla podio e nel caso di Martina Carraro anche alla vittoria. Hai detto tu, e sono d'accordo io, la più forte ranista in Europa in questo momento. Beh, direi proprio di sì, visto il campo partenti non c'è dubbio, la terza posizione al campionato del mondo è eloquente su quello che sia il suo standard acquisito, ma non si è fermata lì, è una classica situazione d'oro, no? Arrivi a una medaglia forse al di là delle tue attese in un contesto come il mondiale e ti lanci nella stagione successiva carica, riprendi esattamente da dove hai interrotto, non fai il passo indietro all'anno precedente, riparti esattamente da lì, è la cosa più importante soprattutto nell'anno olimpico. Qua abbiamo Renshaw, Vozel, Smushka, Laukkanen, Godun, McSherry, Coini e Podmanikova. Jenna Laukkanen è la più forte senza dubbio e di gran lunga del lotto di queste semifinaliste, si è inserita la russa Nika Godun e attenzione anche alla McSherry, già capace di andare sul podio in questo campionato d'Europa. Prima giornata era il cinquantino la gara delle due vasche. Giù dal blocchetto di partenza, centro della vasca più efficace con Jenna Laukkanen, la finlandese che gareggia in corsia numero 4, una frequenza decisamente più alta rispetto alla rana nuotata da Nika Godun in corsia numero 5, più profonda e con meno frequenza di bracciata e di gambata. Adesso arriva anche la bielorussa Smushka a cercare di dare fastidio alle big, così come Mona McSherry che era stata nascosta nelle batterie del mattino. Beh, molto brava a sviluppare bene la sua velocità, un po' chiusa come bracciata davanti, però efficace finché riesce a mantenere questo ritmo. Diventa pericolosissima, il passaggio è notevole, è 30 e 16, siamo a ridosso di quanto ha nuotato nel 50, ha aperto a bomba. Bisogna quindi vedere se riesce a tenere fino alla fine, perché adesso un pochino di fatica la fa. Recupera Jenna Laukkanen in corsia numero 4, la McSherry è sempre davanti però e qui la porta a casa nonostante le fatiche. Vediamo anche con quale riferimento cronometrico, 1:04:36, niente male. Poi Laukkanen in seconda posizione, Godun in terza. Fammi dare un'occhiata al tempo della quarta, che è Alina Smushka, 1:05:03. Sono tempi alla portata in teoria di entrambe le azzurre. Beh, assolutamente, ha già notato 1:04 questa mattina la Carraro, direi, quindi nessun problema per la Ligure. E la Casti deve assolutamente scendere sotto 1:05:30. È una sorta di dovere nei confronti di se stessa. Molto sorprendente Mona McSherry, davvero una bella gara, senza alcuna paura, è passata come se non ci fosse domani i 50 metri e la cosa sorprendente è che è riuscita a tenere una bellissima coordinazione sì, anche nell'ultima vasca dove si vedeva non essere più così efficace. Non solo domani, ha trovato anche il dopodomani, perché tempone e soprattutto cedimenti zero. Si è visto che cominciava a fare fatica nella terza vasca e nell'inizio della quarta, si poteva supporre un cedimento maggiore e invece è andata via liscia o quasi fino alla fine. Martina Carraro e Arianna Castiglioni, le azzurre, saranno inserite rispettivamente in corsia numero 4 e in corsia numero 6. Nella parte alta della vasca Josefin Pedersen, Ida Ulko e Daria Cicunova, anche lei reduce da uno spareggio dopo le batterie del mattino. La Carraro ha fatto 1:04:66, migliora tempo in assoluto delle batterie. La svizzera Lisa Mami in corsia numero 5, Arianna Castiglioni 6, poi Jessica Eriksson 7 e Matilde Schroeder in corsia numero 8. C'è stato il pugno tra le due danesi che si
spartiscono le ali della vasca. Pedersen è in corsia 1, non è però la danese Pedersen quella famosa, cioè Rick Meller, esatto, che è stata, che è tuttora primatista mondiale dei 200 rana, ma ha abbandonato l'attività, o almeno si è persa dai radar, non lo troviamo più, e la Schroeder in corsia 8, ma per noi ovviamente diventa molto interessante il centro vasca. Carraro che continua a crescere, questo è veramente bello vedere. Castiglioni che ha un po' più di incertezze, ma quando è il momento di dare sa dare veramente tanto, e l'abbiamo imparato soprattutto nello spareggio del campionato del mondo, no? Quest'estate, dove ha stampato un 1-6-4 in quel momento, facendo pari con il record italiano di Martina Carraro. Carraro che poi se l'è ripreso in finale. Per la stessa Carraro, facendo gli scongiuri, non ci dovrebbero essere grossi problemi. Arianna Castiglioni invece deve arrivare tra le prime quattro in questa seconda semifinale, o comunque nuotare meglio di 1.05 e 3, possibilmente sotto l'1.05, per correre rischi pari a zero. Benissimo, nella reazione al blocchetto di partenza Martina Carraro, la migliore in assoluto e di gran lunga, 0.61 per lei, cuffia scura, centro della vasca. Arianna Castiglioni ha perso qualcosina rispetto a Martina, però si mantiene intorno alla terza, quarta posizione. Alla virata dei 25 metri si va dalla parte opposta della vasca, con Martina Carraro sempre davanti, seppur di poco. Cerchiamo di capire anche quale sarà il passaggio per poter ipotizzare una seconda parte di gara dove prova a proporsi fin da adesso come protagonista Arianna Castiglioni, che è salita tantissimo nel secondo 25, 30.97 e 67 il passaggio dell'azzurra. Sì, oggi sta nuotando molto bene la Castiglioni, impresa, diretta, è precisa e solidissima anche Martina Carraro. Sono pressoché appaiate, con la lombarda ancora in leggero vantaggio, il 75. Ora cerca di accelerare un po' Martina Carraro, effettua il controsorpasso nei confronti di una Arianna Castiglioni che sta resistendo in seconda posizione fino alla fine. Martina Carraro va alla tocco, 1.04 e 63, via dritta in finale, e con lei c'è anche Arianna Castiglioni che fa 1.05 e 0.7 in seconda posizione in questa semi. Ancora una volta bene, molto bene l'Italia. 1-2 dell'Italia in questa seconda semi, importantissimo l'ingresso di entrambe le atlete, si dava per scontato quello della Carraro. Personalmente pensavo che anche la Castiglioni non avrebbe avuto grossi problemi. Quello che più mi è piaciuto della Castiglioni è stato proprio il cambio di nuotata, il cambio di atteggiamento rispetto al mattino. Non doveva dimostrare assolutamente niente Martina Carraro, perché la sua condizione l'ha dimostrata. Si trovano sulla strada però un'avversaria assolutamente inedita come Mona McSherry. McSherry, Carraro, Laukkanen, Castiglioni, Godun, Cicunova, Smushka e Mami. Due azzurre presenti domani nella finale dei 100 rana. L'Italia continua in quel rollino di marcia che la può tenere nelle zone non alte bensì altissime del medagliere. Però vedi gli scherzi del destino, Cicunova ha vinto lo spareggio per entrare in semifinale, rischiava di andare fuori dopo le batterie, adesso si ritrova perfino in finale. Sì, è stato uno spareggio particolare, perché non era uno spareggio per il 16° posto, ma era uno spareggio interno nella squadra russa, per cui è un livello alto. Certo, però se lo perdi vai fuori, Ah beh, certo. Appunto, per questo ho detto ha rischiato di andare fuori dalle batterie e di non essere neanche in semifinale. Verissimo, verissimo. Non è che se lo perde dal sesto va al settimo posto, dal sesto va